Francesco Chietti, questa è una fase del calendario particolare per la Cavese, perché diciamo che classifica alla mano, il nostro campionato è già terminato, sebbene manchino 180 minuti al fischio finale dell'ultima partita. Come si vive questa situazione? Ma è una situazione un pochettino ora anomala, visto e considerato che sono arrivati anche questi altri punti di penalizzazione e con questi sono già quattro. Quindi io vivo una situazione un pochettino particolare, perché comunque non credo che meritiamo che sia giusto che ragazzi e tutto staff ci siamo conquistati punti sul campo e per negligenze, per magari non so quali motivi possono essere, motivi economici sicuramente, e ci hanno tolto quattro punti. Quindi il sogno della Cavese, anche se fosse andato a buon fine, sarebbe caduto per colpe, magari sarebbe stato ancora peggio se domenica, giovedì avessimo vinto e noi ci giocavamo ancora tutti e arrivavano questi tre punti. C'era ancora una minima speranza, però, anche se era minima, però comunque ci sono colpe. Noi sul campo abbiamo fatto il nostro dovere al 100%, abbiamo conquistato, se non erro, 50 punti fino ad oggi e ci sono stati tolti 4 punti e siamo a 46, quindi adesso, come dicevo sempre io, noi dovevamo fare un campionato per migliorare la classifica dell'anno scorso, adesso l'abbiamo peggiorata in questo momento perché abbiamo chiuso 47 e siamo a 46, però sul campo abbiamo migliorata, abbiamo fatto 50 punti e questa è la cosa che poi alla fine rimane, però c'è il rammarico, c'è la delusione, lasciatamelo dire, di questa società che praticamente ha fatto sì che tutti i nostri sacrifici sono andati a zero. Certo, questa penalizzazione di tre punti arrivata ieri, mercoledì, ha prodotto questo effetto che la Cavese è stata superata dalla Gioiese, ma chiaramente secondo lei che effetto potrà produrre in campo questa situazione? Ma gli effetti che stanno producendo ultimamente, quelli di poter vedere una Cavese diciamo vincente, una Cavese che possa deludere, non c'è una linea, non c'è una continuità, perché comunque la mente come si suol dire, non è che la puoi comandare. Nella mente puoi avere tanti pensieri e magari vieni un attimino sconcentrato da queste situazioni, oppure ti viene un pochettino di delusione, di rammarico e di come posso dire, tipo quando uno sta scocciato, no? Una scocciatura, perché comunque se tu vai in campo e non si sa quello che sarà il tuo futuro e non si sa, togliamo a parte il fatto dell'aspetto economico, non vieni pagato, non sai quello che fine dovrà fare, è normale, c'è un momento di abbandono totale e anche il giocatore viene preso da queste situazioni sicuramente. Mister, fino a due mesi fa la nostra situazione in classifica era molto migliore, c'eravamo dentro nei primi quattro, possiamo dire che c'è anche del demerito, come diceva Capuano, la squadra forte è quella che riesce a portare la croce fino alla fine, non ci siamo riusciti secondo lei? Ma io sfido chiunque a portare questa croce fino alla fine in queste situazioni, è normale che sei un fenomeno se riesci a mantenere i nervi saldi e magari tutte queste situazioni a non pensarci. Io penso che sono quelli che poi hanno fatto ben altro, no, se il mister ha detto questo non so
quanta valenza ci può avere in queste parole, perché magari possono essere anche di Era una sua circostanza, però. citazione di molti anni fa, questa, eh? Vabbè, ma Soleva io dire in non. questo modo, io Però stavo c'erano dicendo. anche giocatori che magari guadagnavano, non so se erano in milioni, sì, penso che erano in milioni, guadagnavano 70, 80, 100 milioni all'anno. Uno con uno stipendio poteva vivere 3, 4, 5, qua con uno stipendio non arrivi nemmeno a fine mese, quindi di cosa vogliamo parlare? Quindi secondo me sono frasi di circostanza, perché se non erro, quando ha vinto il campionato stiamo parlando degli anni di. Anni 90. Stiamo parlando di Tovalieri, di Prisciardaro, giusto? Di Piemonte, di Carafa, stiamo parlando di tutti questi qua. Questo che intendevo, eh. Però vedi cosa guadagnavano. Secondo me guadagnavano bei soldini. Non è più il calcio di prima questo. Qua con uno stipendiuccio che prende un giocatore non arriva a fine mese, perché parliamo di rimborsi spese. Là parliamo di stipendi, là parliamo di 7-8 milioni al mese. 10 milioni al mese, perché ho avuto la fortuna di giocarci con tanti di questi giocatori che abbiamo menzionato e ti posso assicurare che guadagnavano tutti i bei soldini. Comunque, da apprezzare l'attaccamento suo, dello staff e dei giocatori, perché da quello che ci dicevano è stata manifestata da parte vostra l'intenzione di ridurvi gli stipendi, i rimborsi, in modo da agevolare il salvataggio della Cavese. No, infatti non è che ci siamo ridotti, ci siamo proprio azzerati, sempre per il bene della Cavese, e poi paradossalmente magari adesso posso essere anche io contento che abbiano tolto questi punti alla Cavese quest'anno, perché poi magari chi ci sarà avranno l'opportunità di ripartire da campionato da zero e non da meno. Quindi questo mi fa piacere per il futuro di Cava e della Cavese, però ti torno a ripetere, io mi sento come una persona che è stato tolto il terreno da sotto i piedi, quindi tutto quello che è successo sicuramente ha suscitato in me tantissima delusione, però come ho dimostrato ho cercato sempre di andare avanti e di guardare il bicchiere mezzo pieno, però. No, magari il mister sicuramente l'ha detto, magari voleva dire qualcos'altro, però sicuramente lui sa benissimo che senza denari non si cantano messe, quindi se non, uno non ha l'opportunità di portare il rimborso spesa a casa, perché proprio si vive con quei soldi, non è facile andare avanti. Certo, era la sua seconda stagione come allenatore in Serie D, e la sua squadra è stata competitiva per diverso tempo per le prime posizioni. Mister Chietti, che voto si dà per questa seconda stagione a Cava? Ma io non sono abituato a darmi da solo i meriti o i voti, lascio giudicare agli altri, però so che magari nell'ambiente cavese c'è tanto rammarico e magari qualche volta c'è stato anche qualche parolina che a me, logicamente, come a chiunque, non fa piacere, però io penso che fondamentalmente io stimo molto questa piazza, i tifosi. Penso che fondamentalmente in cuor loro si sa che questa squadra ha fatto tanto, sta continuando a farlo in questa situazione e se non erro alla vigilia si parlava che non si sarebbe nemmeno salvata la Cavese quest'anno. Tante voci che quelli là sempre i critici e noi non è che ci siamo salvati, abbiamo fatto di più, siamo stati tra le prime quattro per quasi tutto l'arco del campionato, e diciamo io quello che posso dire che ai miei ragazzi abbiamo fatto un ottimo, ottimo campionato. Questo io gli faccio sempre i complimenti, come e magari con un poco più di esperienza, con un poco più magari anche di mia, per l'amor di Dio, perché qua siamo tutti sotto esame, mai ci svegliamo il giorno e ci mettiamo sempre in discussione, quindi magari con un pizzico di più esperienza ci potevamo prendere ancora più soddisfazione fino a 2 mesi fa. Poi, dopo i 2 mesi, penso che fino a 2 mesi fa, poi da 2 mesi a questa parte, dobbiamo sicuramente attribuire grosse colpe
ad alcuni della società. Mister, comunque anche senza penalizzazione la Cavese forse non ce l'avrebbe fatta, visto l'andamento di queste ultime partite, ad arrivare in zona playoff. Secondo lei? Io non lo so, dacci 4 punti della penalizzazione, a quanti punti arriveremo? 50. A 50, a due partite dalla fine. Volevo dire che secondo lei ci siamo complicati la vita perdendo i punti con le piccole oppure perdendo le partite con le grandi? Penso che ci siamo complicato la vita sicuramente negli ultimi 2 mesi, dove abbiamo alternato risultati positivi a quelli negativi. No, vedevo un attimo, la battiva di Iese 54 punti, 54. Ma togli 4 punti, dacci 4 punti delle penalità, saremmo a 50. Oddio, sempre stiamo fuori dai giochi, però io penso che quel punto che ci è stato tolto quasi, diciamo, al girone di andata, o non lo so se le prime del girone di ritorno, non ricordo bene, comunque già aveva un pochettino dato uno sconforto, però noi stavamo sempre là e quindi non abbiamo sofferto più di tanto. Poi sicuramente tante partite dovevamo fare di meglio, dovevamo fare di più, dove ci siamo fatti riprendere dei risultati eclatanti, dove poi abbiamo anche ribaltato le prime 4 che stanno adesso davanti al campionato. Vai a vedere quanto hanno speso, quindi se tu vedi il mercato e le gestioni che hanno le prime 4, poi ti viene da dire e dice vabbè, non valori, potevamo competere. Valori rispettati secondo lei nelle prime Ma posizioni? Secondo me sì, c'è qualche delusione sicuramente di questo campionato, tipo la Vibonese, esatto. È una delle che hanno deluso tantissimo, perché comunque società solidissima e si ritrova ancora laggiù, ha cambiato altri giocatori, però di questo campionato secondo me questa è la valenza del campionato, come ti ho sempre detto, i valori escono sempre fuori. Il suo futuro dove se lo vede, mister? Per il momento a casa, cioè per il momento alla Cavese sicuramente, e poi dopo la Cavese non si sa quello che si farà, e sicuramente ci sarà il piacere di continuare a fare l'allenatore, questo poco ma sicuro, però è ancora presto per dirlo. Ultimissima cosa, domenica comunque sarà ancora campionato, c'è il Città di Messina, avremmo preferito personalmente che la squadra di Laganà riuscisse a vincere qualcuna delle partite che ha giocato, tipo Rende, tipo Pomigliano, invece ha pareggiato, quindi avrà bisogno di punti contro di noi. Che partita si aspetta? Ma io sicuramente mi aspetto una partita dove loro giocheranno col sangue agli occhi. E noi sicuramente non saranno le motivazioni le stesse delle loro, però come ho sempre detto cercheremo di onorare fino alla fine il campionato. Anzi, no, cercheremo, sicuramente lo onoreremo, perché noi non ci ha mai regalato niente a nessuno, e tantomeno non vedo.